Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo post partita. Oggi commentiamo Samb Rimini 1-0. Però prima di cominciare vi informo che oggi pomeriggio è uscito il post partita del Binole F Samb. Quindi prima di vedere questo video vai in quell'altro che sta dietro. Allora, cominciamo. Grande partita oggi. 3 punti pesantissimi e fondamentali per la classifica, che attualmente, aspettando il suo Tirol, siamo in zona playoff con lo scontro diretto a favore del contro il suo Tirol, intendo. E diciamo che il primo tempo è stato abbastanza noioso, poche occasioni da gol, molto equilibrata come partita, giocata soprattutto a centrocampo. Nel secondo tempo invece siamo usciti fuori. Un'occasione invece clamorosa è stata quella di Micheli, che non è riuscito proprio di un pelo a prendere il pallone scodellato da Cecchini dalla sinistra. E poi Rapisarda, ragazzi, ci ha procurato il rigore, si è fiondato su quel pallone che sta rimbalzando da 3 ore, e il loro portiere, che non ha giocato benissimo, se posso permettermi di dirlo, ha commesso il fallo più ammonizione. Calderini da dischetto non sbaglia. Calderini finalmente che riesce a fare gol. Sono molto contento per lui, perché se lo merita tantissimo, perché è uno che dà il massimo ogni partita, e sono felice per lui. E grande Elio, grande cozzo, grande. Poi in difesa non abbiamo rischiato nulla. Se ci trovavamo in difficoltà, palla su, se si poteva giocare palla, giocavamo palla. Pegorin, ordinaria amministrazione, nulla di complicato, ha bloccato i suoi palloni, ha fatto i suoi rinvii e praticamente ha fatto una partita molto tranquilla. Miceli, Zaffagnini e Celiak, come vi ho detto, molto tranquilli, non rischiano più di tanto. Celiak, che purtroppo è uscito a fine primo tempo, spero che non si sia fatto male, perché sennò, ragazzi, noi siamo diventati un ospedale, non siamo più una squadra di calcio, siamo diventati un ospedale. E centrocampo, Caccetta titolare, ho visto che mi è piaciuto fino a un certo punto, però dopo ho cominciato a sbagliare un po' troppi palloni. E poi Rocchi mi è piaciuto tanto, partita di grinta, molta grinta, e si proponeva e ha fatto una bellissima partita. Signori, l'ho visto un po' stanco, se si può dire, infatti è stato uno dei ragazzi che si è fermato, non ha fatto la rifinitura, anche se la rifinitura non è stata fatta, però non ha fatto, non si è allenato dopo la partita di Bergamo. Comunque, poi in attacco con Ilari, anche lui una partita sufficiente. Calderini, grande partita anche la sua come al solito. Cecchini e Rapisarda sulle fasce spingono, che è una meraviglia. Io non ho nulla di più da dire, perché ragazzi è stata una partita che mi è piaciuta tantissimo, specialmente il secondo tempo. E 3 punti che sono pesantissimi e sono importantissimi. I subentrati, mi è piaciuto Geronese, raga, Geronese sta diventando qualcosa di fantastico. C'ha, non so, una grinta, una cattiveria che è incredibile. Ogni volta mi emoziona, è troppo forte. Poi Rossotto sta riprendendo un po' il passo, ma piano piano, non diamogli tanta fretta, si deve riprendere il ritmo, con calma, poi ritornare Rossotto di prima. Comunque, 3 punti importantissimi, come ho detto per l'ennesima volta. Il video finisce qui perché non ho altro da dire, raga. Sono felicissimo dei 3 punti, speriamo di andare avanti con questo ritmo, nonostante ci siano molti infortunati, però vedo che c'è molta voglia di vincere. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video, un non mi piace se non vi è piaciuto, giustamente. Iscrivetevi al canale, passate qui sotto in descrizione che c'è la pagina Instagram sulla Samb, e poi ovviamente dovete attivare anche la campanella, e vi ripeto per l'ennesima volta, andate a vedere il post partita di Albino Leffe Samb 00. Con questo è tutto, ragazzi, vi ringrazio per il supporto, ci vediamo alla prossima, forza Samb sempre!